Siamo a Fiera Didacta, parliamo di Instagram e TikTok utilizzati nella didattica con Alessandra Lamarca, docente dell'Università di Palermo. Ecco, quanto possono essere davvero importanti i social network nella didattica? Sicuramente attraverso i social network i ragazzi sono molto più motivati e attratti. L'utilizzo di questi strumenti ci permette di metterci a loro livello, nello stesso tempo di prendere le lezioni, non solo più attraenti, ma anche sommato di riuscire a sintetizzare alcuni contenuti che per loro possono essere essenziali. E anche per quanto riguarda il modo di collaborare, i ragazzi sono abituati a relazionarsi in rete, per cui lavorare per sviluppare tutta una serie di soft skills attraverso l'utilizzo dei social network credo che sia una delle mete della scuola in questo periodo, perché non possiamo negare che non esiste, i ragazzi lo usano molto plenamente, allora il lavoro che dobbiamo fare proprio come docenti, io insegno all'università e utilizzo anche con gli studenti universitari, è diretto appunto dell'immediatezza con cui li utilizzano e come effettivamente questo approccio rende anche le lezioni molto più vivaci e dire anche molto più frequentate rispetto a tante altre lezioni che continuano a usare dei metodi tradizionali. Ecco, il docente in questo campo, come si può relazionare con questi strumenti che comunque per molti sono nuovi, perché la classe docente non è nativa digitale per la sua gran parte. Ecco, il docente come li può considerare davvero un valore aggiuntivo per la sua didattica senza poi disperdere, diciamo, il proprio valore? Indubbiamente quello che può fare è può valorizzare i propri studenti, cioè il docente con l'utilizzo concreto può imparare con i propri studenti. E io ho visto che gli studenti si sentono valorizzati quando possono insegnare qualcosa al docente. Quindi il docente si occuperà di preparare i contenuti, di indirizzare, di orientare, però poi l'uso concreto. Chiaramente con tutte quelle che sono le norme di prudenza del caso, però poi è bene che sia affidato agli studenti stessi.